Attenzione, il seguente film è altamente sconsigliato a perditempo cronici, bimbe minchia e bimbi minchia affetti da manie di protagonismo. Il film può rappresentare fatti realmente accaduti, ma nel caso specifico vi assicuriamo che qualsiasi riferimento a fatti, persone, cose, dire, fare, baciare, lettere o testamento è puramente casuale. Post-scriptum, l'orsetto Teddy durante le riprese non è stato maltrattato, ma al termine delle riprese ha abusato di noi. Buona visione. Ciao, ho letto l'annuncio, volevo sapere qualcosa di più. È certo che ho letto bene l'annuncio, sono una modella professionista io. Allora, intanto io volevo sapere che cos'è TF secondo voi, poi volevo sapere quando si farà, poi volevo sapere che tipo di foto sono, poi volevo sapere ma vi interessa la modella professionista o vi interessa la modella o vi interessa una modella e basta? Cioè, insomma, voglio sapere un po' di cose. Fammi pensare, chiara, sì, va bene, vengo. Sì, sarò puntualissima. Kisses. Allora, che stai facendo? Scatti! Io sono piena di fotografi, sono professionistissima ormai, quindi che ti devo dire? Ah, a proposito, ecco, oggi vado ad uno shooting spettacolare, mi ha chiamato uno studio, bambiam, non lo so, però sono fighissimi. Calcola, lui con quella macchina tutta qui che con un coso lungo, non so a che serve, però fighissimo. Poi calcola, ci stanno due, la truccatrice tutta fighissima, e poi c'è anche lei, la fotografa, pure lei c'ha un coso lungo, non lo so, sarà trans, boh. Vabbè, comunque, d'accordo. Ah, fico, cocoricò, e come no? Va bene, sì, mi preparo e vengo subito, d'accordo. Oh, dai, regà, mettiamo a posto lo studio, dai, dai. Ma chiamamola questa. Sì, io mi sono rotta le scale. No, non si può fare. Ce l'abbiamo un numero?
Sì, stanno memorizzando sul loro studio, sul telefono studio. Jessica. Mamma mia. Squilla, ti piace la TV? No, no, va bene però. No, che Jessica. No. Vabbè, poi dico pronto. Jessica. Sì, vabbè, pronto a Berti. Samantha, ragazzi. Samantha, ma pronto a Berti. Sì, ma squilla. Samantha, Jessica. Adesso, cosa stiamo a divertire? Madonna, da paura. Bello sto cazzo grosso. Allora adesso ma dimmi un po', ma anche tu è andata qui sfigati dello studio? Hai sfigati? Sì, sfigati dello studio. Aspetta un po'. Un minimo almeno, gli diamo tutto e lei non paga una lira e si permette di non venire. Cioè le persone, no, non di non venire, di avvertire almeno, perché può succedere inconvenienti, imprevisti, per carità, ma chiama, però cioè, chiama, fai l'addebito, non hai soldi, fai l'addebito, ma chiama. Ma perché la gente non c'ha rispetto del lavoro altrui? Perché è un bel problema. Quindi, questo vale per tutti, fotografi, makeup artist, tutti. Adesso abbiamo messo la modella che non viene, ma questo poteva capitare con l'hairstylist, poteva capitare con il fotografo, può capitare con chiunque. Però un minimo di correttezza, di impegno servirebbe. Quindi questa è la morale di sta puntata. Siamo pure un po' incazzati, perché non è che è una scimetta, capita. Eppure troppo spesso. Quindi damose sempre tutti una regolata. Una bella regolata. Perché non fa bene a nessuno. Se ci piace sto mondo che vogliamo portare avanti, cominciamo a rispettarci, tutti, in tutti i modi. Va bene? Adesso col sorriso. Grazie a tutti. Ciao. Allora, dai, che dici? Tutto a posto? Figo. Ok, stoppa. Via, via, che via, che succede? Sto già registrando, già arrivato, hai visto? Ciao, Vicky. Oh baby baby it's full time. You know I really vedo, fatti vedere. No, 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 voce 3-2-1 chat non so come è esatto 3-2-1 chat e che nomi ma la vita ma che cazzo ancora ma non so che cazzo cambiatrice. Ho capito, scusa. Vabbè, vieni con mia mamma.
cambia attrice. Giorgio, sono tanto. Bella, Giorgio, ehi! Ci sono delle domande!